Buongiorno amici, il mio viso è ancora sempre più... In ogni caso il video di oggi sarà dedicato, dato che molti di voi mi hanno fatto un sacco di domande, c'è un po' di confusione ed è normale perché non tutti sanno come funzionano certe cose, sarà dedicato al rompere le palle a Davide e Donna per capire come mai sono qua, o meglio, per chiedergli domande scomode. Non è carino farsi cavoli degli altri, però lo scopo del mio canale è raccontare le cose come stanno e quindi alcune volte bisogna anche farsi cavoli degli altri. Acconsentono a quanto pare. Prima però devo dire delle cose io. Questo non è un condominio lussuoso, perché qua in America funziona così. Un condominio in America include vari servizi che possono andare dalla piscina, la palestra, l'aria condizionata, la corrente, l'acqua, tutto quanto. E quando tu paghi l'affitto, paghi tutto, è tutto incluso. Magari l'affitto è leggermente più alto, ma tu non ti devi preoccupare dei vari costi perché è già tutto incluso. Quindi la palestra non devi pagarla, la piscina, le griglie, il cortile. Un condominio di lusso ha le stesse cose di un condominio non di lusso, semplicemente più belle. Quindi se questo fosse un condominio di lusso, la piscina sarebbe, che ne so, una piscina olimpionica. Tutto qua. Inoltre, Davide sta un po' male in realtà, la tosse, quindi alcune cose le dirò io al posto suo. Morirò. Molti di voi avete detto, eccetto, ma Davide come li ha trovati i soldi per aprire la propria impresa? In realtà io l'ho detto esattamente in quel video come funziona. Ho fatto il paragone con i videomaker. Quando tu sei un freelancer, quando tu sei un libero professionista, quello che fai è offrire un servizio e un prodotto. E poi hai dei clienti a cui ti rapporti. Più sei bravo, più ti pagano, più le persone ti cercano. Quando ti cercano tante persone, tu magari riesci ad assumere altre persone. Ed è così che avviene il passaggio fra libero professionista e imprenditore. Sono nomi, ma quello che fai è sempre la stessa cosa. Il tuo obiettivo è cercare di crescere sempre di più. Esatto. Il discorso apro un'impresa consisteva semplicemente nel devo assumere altre persone, non nel tiro su un grattacielo, apro un'azienda, divento Davide, basta, ti vieni qua, vieni qua. Esatto. Ti faccio una domanda scomoda. Oppure potremmo anche alzare questo. Si può alzare? Non credo. Però prendiamo quell'altro. Abbiamo preso un cavalletto più alto. La burocrazia qua è più semplice, non devi prendere un commercialista. Esatto, è tutto molto più semplificato. Poi anche come hai fatto vedere tu sul video, Canada Immigration, che è anche un sito per i canadesi stessi. Le fatture molto più semplici, basta mandare delle semplici invoice che le puoi scrivere al computer, mandarle a chi gli servono, loro se le detengono e poi sarà Revenue Canada a venire a tua volta a vedere se tu quella fattura l'hai registrata e pagata. Domanda super scomoda che mi hanno fatto in tantissime, giustamente, perché con quanti soldi sei venuto qua in Canada e quanto ti hanno aiutato papà e mamma? Che in realtà, a prescindere dalla risposta, non è un aggravante, un attenuante il fatto che tu vieni con più o meno soldi. I soldi servono, non è che puoi venire qui con due spicci. Io non è che sono venuto con cifre esagerate perché il mio obiettivo era venire qui e fare i soldi. In circa il budget mio di arrivo era 1000 euro. Se c'è richiesta di lavoro qua arrivi e lavori, no? L'unico problema sarà sull'alloggio, dove stare, cosa devo fare, tutto quanto. Io quello che suggerisco non è venire qui e pretendere di lavorare dal primo giorno, farsi almeno un mese di vacanza, due mesi di vacanza o anche tre. Anche se così poi diventa già un po' più alto come investimento iniziale. Esatto. Però sicuramente si fanno conoscenze, si fanno richieste, informazioni, chi sta assumendo, perché veramente ogni angolo hiring. Praticamente quando arrivi in un altro paese, affittare non tutti ti danno una casa così a buffo. Ah, non ti permettono di affittare. Esatto, perché okay, comunque loro non hanno la certezza che, non hanno garanzia che tu pagherai in tempo, non hanno nessun tipo di garanzia con te, perché sei una persona nuova. Quello è lo step più difficile. Trovare lavoro uno può iniziare. I ragazzi giovani adesso sono quasi tutti nei ristoranti. Qua la mancia è obbligatoria e quasi raddoppiano il loro stipendio con le mance. E poi eventualmente se ne troveranno altri che in base alle conoscenze che fanno. Ok, o quello che vogliono fare, insomma. Esatto. E quindi come fai a creare un po' di credit prima di... Appena arrivi con il tuo permesso di lavoro, puoi subito crearti un conto in banca. E mano a mano che tu usi la tua carta di credito, che sarebbe una security credit card, mano a mano è come se tu ti costruisci dei crediti in banca, che loro vedono, ok, questa persona mi paga sempre in tempo. In questo modo loro acquistano la tua fiducia. Giuro che ora la faccio la doccia. Inoltre la strada è completamente bloccata. Cosa c'è oggi? Un po' qui pronto. Oggi si va con la metro. Adult. E a quanto pare il weekend, se fai il biglietto giornaliero, copre due persone. $12, 9 euro. Siamo entrati in questo palazzo che ha 4 piani e ogni piano è un pub diverso. Il primo è un Irish pub, il secondo è il country club e noi siamo andati all'ultimo piano che c'è un altro locale. Abbiamo anche fatto lo stampo, abbiamo pagato $6 e si fa il brunch. Buono, brunch fatto. Mi sono preso l'omelette con le patate e la frutta e poi ci siamo anche divisi una porzione di pancake. Molto soddisfatto. $27 a testa, cioè 25 più mancia. Sì,
siamo a Chinatown, c'è una fiera in corso, diciamo, e c'è puzza di cacca ed è lo stesso odore che si sentiva in Cina, perché in realtà non è puzza di cacca, ma è puzza di tofu fritto, lo stinky tofu, che è classico cinese, che io ho mangiato e fa schifo. Cioè, il sapore è esattamente come l'odore, che è l'odore di cacca. Mi è piaciuto risentirlo perché, nonostante sia una puzza, mi ha ricordato. Sapete quando sentite un odore e vi ricorda qualcosa di che avete fatto? Davide e Donna mi hanno portato in questo pratone gigantesco che sta esattamente davanti all'università, che è molto carina, molto europea. E si vede la CN Tower proprio davanti a me. Proprio là. Un aspetto che mi hanno chiesto in molti, che ancora non abbiamo trattato, è l'aspetto visto. Premessa, come vi ho già fatto vedere nei video vecchi, c'è il sito dove potete trovare il 90% delle informazioni. Se siete un minimo curiosi, la maggior parte delle cose le potete imparare anche da voi. Però, già che ci siamo, vi diamo un po' di info anche noi, cioè anche loro. Davide è venuto la prima volta con me perché l'ho portato in vacanza, e quindi da lì già c'era presa l'idea di iniziare a fare questo visto. Poi siamo dovuti tornare in Italia perché comunque io ancora dovevo finire il liceo. E io, come ogni anno, sarei comunque venuta a Natale, e lui ha deciso di venire con me. Quel Natale io sono rimasta 3 settimane come al mio solito perché dovevo tornare a scuola, e invece lui è rimasto 3 mesi perché voleva imparare l'inglese. Senza di te. Sempre tu. Turisti. Per imparare l'inglese. Quindi due volte da turista. E lì, diciamo, ho imparato un pochino l'inglese. In quel periodo, verso dicembre, abbiamo iniziato ad applicare per il nostro visto di lavoro, che si chiama International Experience Canada. L'abbiamo fatto tramite il sito Canada Immigration. Ci sono voluti circa 2 mesi prima che ci è arrivata l'approvazione, e da lì ci hanno dato un permesso che è valido per 6 mesi di lavoro più 6 mesi da turista. Questo era quello che dicevamo prima con Davide. Prima è venuto come turista e poi ha applicato per questo visto qua, che in pratica ti permette di stare 6 mesi lavorando. Però è una sorta di programma tipo scambio culturale a questo punto. Più o meno. È una cosa del genere. Working holiday program. Che permette, insomma, se volete potete stare in Canada 6 mesi a lavorare. E se fate l'application e siete sotto i 30 anni, quasi sicuramente ve lo approvano. Durante il periodo di 3 mesi ne ho approfittato di fare conoscenze per varie proposte di lavoro, occasioni, e girando, insomma. Poi ho avuto la fortuna che non ho speso molto durante quel periodo, perché sono stato ospitato. Diciamo, quando sono andato via, ho fatto in modo che quando sarei tornato sarei stato già tutto pronto per quanto riguarda sistemazione e tutto quanto. Infatti, quando poi siamo arrivati con il nostro Working Holiday Program, sono atterrato con l'aereo il giorno stesso e ho iniziato a lavorare. E inizialmente ho lavorato per un body shop, quindi una carrozzeria. Era un lavoro temporaneo, però insomma è stato il primo che mi è stato offerto, ed era con un italiano, quindi mi ha semplificato molto anche per quanto riguarda la lingua. Poi dopo ho trovato posto all'interno del lavoro ristrutturazione edilizia, e da lì poi ho continuato con questa compagnia fino a che ho realizzato che potevo mettermi in proprio, perché finiti sei mesi della Working Holiday Program. Purtroppo il nostro visto è scaduto, abbiamo provato ad applicare per un'estensione da turista, siamo tornati a casa, ok? Quindi adesso voi siete in Canada, non illegalmente, siete in Canada perché tu hai un visto studentesco. Esatto. Quando siamo tornati in Italia io ho applicato per un visto da studente, perché avrebbe semplificato molto di più prendere in seguito la permanent residence, perché qua in Canada funziona che se uno studente frequenta la scuola per minimo 2 anni, gli danno un permesso di post secondary work permit per altri 2 anni, e in seguito può applicare per la permanent residence, che da quel momento vuol dire che tu hai quasi tutti i diritti di un canadese, eccetto votare. Il problema è fondamentalmente se vuoi stare in Canada per più di 6 mesi, perché è molto difficile ottenere il visto, perché o studi, quindi hai un visto da studente, oppure hai già il visto perché hai parenti canadesi, come 2 ragazzi che ho incontrato l'altro giorno. Se invece vuoi stare solamente 6 mesi a lavorare, è molto molto facile. Vediamo anche la storia del matrimonio. Ah sì. No, perché alcuni hanno commentato del nostro... Giusto, se tu sei fidanzato e vai in Canada e vuoi portarti il tuo ragazzo, non te lo puoi portare se tu c'hai il visto e lui non ce l'ha. Quindi se vuoi portartelo te devi sposare, cioè non c'è molto da fare, e non è che non è tanto una cosa per convenienza, è tanto una cosa per amore, ecco. Questo è il nostro sogno. Quello che io consiglio è fare affidamento esclusivo a ciò che dice il sito. È tutto scritto nero su bianco e puoi trovare tutte le informazioni che ti servono. Quindi se avete altri dubbi, non chiedeteli a loro. Siete abbastanza curiosi da trovarvi da solo le risposte, perché tutto quanto è già su internet in realtà, anche tutto quello che abbiamo già detto in realtà. Non voglio che un'orda di persone, ecco, scrivano a Davide. So che noi possiamo anche fare un video di un'ora dove vi spieghiamo tutto quanto. Voi comunque avrete dei dubbi, è normale, perché è un'esperienza che va vissuta. Siete curiosi. Appena entri in Canada, la prima cosa assolutamente che va fatta è andare a Ontario Service e prendere il proprio Social Insurance Number. Su quel numero viene registrata ogni azione legale che tu fai, da quando apri il conto in banca a quando prendi un appartamento, l'indirizzo dove abiti, tutto. Ogni cosa che fai viene registrata su quel numero. Grazie anche a quello che poi sarà eventualmente possibile prendere affitti o cose del genere, come ne abbiamo parlato prima. In ogni caso, se siete operai, andate a lavorare per Davide. Vi lascio la sua mail in descrizione. Però Davide vi deve dare una percentuale di guadagni. Quindi tu puoi stare qua fondamentalmente perché studi, e lui può stare qua
qua perché è tuo marito. Esatto. E c'è un problema di base del fatto di studiare qua, è che a differenza dell'Europa, qua in America e tutto il continente, studiare è molto più costoso. A me praticamente mi viene a costare $30,000 2 anni. Ed è anche, diciamo, la soluzione più economica che puoi trovare. Sì. Quelle buone ti chiedono anche $40,000 l'anno. Io ho preso ingegneria civile in un college che è un corso, diciamo, più intenso rispetto ad andare all'università, perché l'università mi hanno fatto un preventivo per $26,000 l'anno per un programma di 4 anni. E quindi qua tutti quanti nei commenti: allora dove li trovi i soldi? Lavorando. Quindi è veramente difficile venire qua in Canada se non c'è una lira di partenza, comunque, o se non hai un parente che già vive in Canada o cose del genere. Invece Elon Musk, non so se voi lo sapete, ma se avete letto il libro lo sapete, Elon Musk è sudafricano, ma prima di andare in America lui è andato a studiare in Canada, e se non mi sbaglio è andato in Canada, aveva la cittadinanza perché lui ha i parenti canadesi e ha passato un sacco di tempo in Sudafrica a cercare di contattarli. Il libro ne parla. Esatto, prima di cercare qualsiasi cosa, comunque, sicuramente voi avete uno zio in Canada, perché io, tutte le persone che stanno qua, tutti gli italiani, sono zio in Canada, sono una zia in Canada. Pure adesso che sono in Canada, la gente mi scrive: oh, in Canada, salutami mia zia. Ma quanti zii avete in Canada? Ma cos'è questa storia? Solo io non ho lo zio in Canada. Quindi controllate, magari avete uno zio in Canada e quindi comunque non potete avere visto. No. Comunque, secondo me questa cosa dei 6 mesi è molto figa, però. Sì, molto, perché ti apre gli occhi tantissimo. Eh sì. Di dirci addio, Davide e Donna mi fanno fare un giro all'LCBO, che sarebbe l'unico negozio in Canada dove si può vendere l'alcol. In Canada, a differenza degli Stati Uniti e degli altri paesi, non puoi vendere l'alcol nei supermercati, nei negozi normali, ma solamente in alcuni negozi appositi che hanno la licenza, che sono controllati dallo Stato. Gli LCBO per quanto riguarda tutti gli alcolici, i beer store per quanto riguarda la birra, e i wine rack per quanto riguarda il vino. Per me è giunta l'ora di andare a Niagara. In realtà con Davide e Donna ci vediamo domani, e poi veramente mi levo dalle scatole e me ne torno a Montreal. Un po' controvoglia, perché sarebbe stato meglio passare più tempo a Toronto. Ovviamente il punto di vista di Davide e di Donna e il punto di vista di Angelo e Michelle dello scorso video sono punti di vista di parte, perché loro sono persone che vivono qua e che hanno deciso di rimanere qua. Questo non significa a prescindere che il Canada sia meglio dell'Italia, significa che per loro lo è. Ogni persona è diversa, ogni persona ha priorità diverse, ha gusti differenti. Ci sono persone che magari preferiscono vivere in Italia o vivere in un altro paese rispetto al Canada. Quindi poi siete voi che dovete fare le vostre considerazioni, non dovete basarvi solamente su dei video, insomma. Avevo scritto degli appunti. Parlo piano piano perché è mezzanotte e dormono tutti. Detto ciò, un altro messaggio che non voglio che sia passato attraverso questi video è che venire qua in Canada per loro sia stata la formula magica. Perché ogni tanto passa questo messaggio: arrivi ed è tutto facile. Nulla è facile. È banale, ma devi sempre un po' sbatterti per fare le cose. Devi sempre un po' faticare, è normale. Indipendentemente poi da qual è il tuo punto di partenza. Perché spesso leggo nei commenti persone che dicono: certo, lui è figlio di papà, quindi per lui è facile. Spesso viene detta a me questa cosa, perché le persone pensano che magari non sia io a pagarmi le mie cose. Il discorso è che pure se fosse vero, in ogni caso per realizzare le proprie cose, per realizzare i propri obiettivi, bisogna sbattersi. Ciò che cambia è solamente il punto di partenza. Quindi se tu non sei avvantaggiato, devi lavorare in modo da essere avvantaggiato, conoscere persone, diventare bravo in qualcosa. Inizi una reazione a catena di cose positive. Ho fatto questo discorso molto vago perché sembra che le persone non lo comprendano. E nei commenti mi vengono scritti terribili luoghi comuni che non hanno nulla a che vedere con la realtà. Per non scrivere certe cose, basterebbe mettersi in gioco. Basterebbe iniziare a lavorare per realizzare i propri obiettivi. Ci si rende conto di moltissime cose che prima non si sapevano, e mi fate un po' arrabbiare, mi fate un po' frustrare. Quindi il mio consiglio, la mia perla per questo video sono: uno, mettetevi quanto prima in gioco per realizzare i vostri obiettivi, anche se non sapete come farlo. E poi la seconda cosa è cercare di essere curiosi. Madonna, quanto sono antipatico, perché sono stanco. Cogliete solo il messaggio positivo. Noi ci vediamo domani con un video molto molto divertente. Molto molto divertente.